Buongiorno ragazzi, come penso qualcuno avrà notato, ieri sera avevo fatto un altro video dove ero particolarmente incazzato con la proprietà Juventus e l'ho voluto togliere. Mi fanno schifo oramai solo a parlarne certi personaggi, dai, magari ci torno in seguito, magari no. Che io penso che a questo punto noi tifosi juventini, almeno quelli sani di mente, non quelli che vogliono farsi, quelli in cerca di lavoro e di notorietà, non quelli in cerca di lavoro e di notorietà. Qua bisogna veramente far fronte comune, tutti, tifo organizzato, youtuber. Questa proprietà ha stancato, ha rotto il cazzo. Parliamo un po' di calcio internazionale, dai, rifacciamoci un po' la bocca. Cosa è successo nel weekend? Partiamo dalla Spagna perché della Premier ho già parlato, anzi faccio un breve cenno alla Premier. Il Tottenham ha battuto il Fulham ed è solo in testa alla classifica. Bravo, Postecoglou. C'è un clima positivo in questa squadra. Non penso, per me è già tanto se riescono ad entrare in Champions. È già un miracolo se riescono ad entrare in Champions perché verranno fuori altre squadre sicuramente. Però, oh, mai mettere limiti alla provvidenza. Di titolo non ne parliamo perché City, Liverpool, Arsenal sono un'altra pasta. Parliamo un po' di tutto il resto, partendo dalla Liga. Vi annuncio che farò un video sul classico. Sulla storia del classico, su quando l'ho visto la prima volta, su come mi sono appassionato e tutto il resto. Parliamo di un Barça che batte l'Atletico Bilbao grazie all'ennesimo prodotto della cantera, tale Guiu. Tempo 10 giorni e già vedrai Cassano e Adani sbavare per quest'altro. Vedrete tutto ciò che è Barcellona. Io sono barcellonista in Spagna e attenzione, però me lo stanno facendo schifare il Barcellona, questi qua. Guiu, questo Guiu entra e segna il gol della vittoria contro il Bilbao 1-0 per un Barça che accorcia. Dal Real Madrid che ha pareggiato a Siviglia 1-1. In genere Siviglia-Real Madrid è sempre stata una gara ricchissima di gol. Stavolta 1-1 nell'ultimo quarto d'ora, segna prima il Siviglia con En-Nesyri, poi pareggiano, non ricordo con chi onestamente. Anche ieri il Real sì, ha vinto con lo Sporting Braga, ma secondo me hanno già la testa sabato, quindi. E non lo so, forse temono questa partita perché le scoppole dell'anno scorso e tutto il resto. Quando uno mentalmente ha la testa già al classico, a tal punto di giocare così sul velluto in Champions. Vabbè, avevano un Benzema in più l'anno scorso, quest'anno non ce l'hanno. Vabbè, pareggio a Siviglia. L'Atletico invece risale alla grande, ve lo dissi, occhio ai colcioni rossi quest'anno, occhio ai colcioni, Griezmann sta segnando, ricordate le divergenze che aveva per il contratto, perché era stato ripreso dal Barcellona, un casino per il contratto, che non poteva giocare tot minuti, una roba del genere. Griezmann è tornato a segnare come ai vecchi tempi, Morata sta facendo bene, nell'attesa. Non so se Depay è infortunato, però Griezmann, Morata, Depay, tanta roba. Dopo un inizio un po' stentatello, devo dire, l'Atleti ha ripreso a macinare. Sono curioso di vederlo oggi in Champions. Però, raga, è una squadra pericolosa. Molto pericolosa per le due là, perché sì, vedo Real e Barça, sì, più forti, però hanno alcune magagne
Che Simeone è bravissimo a incunearci, sì. Raga, guardate che questo ha vinto 2 volte la Liga, contro il Real e Barça. Questo, anche ai tempi di Ronaldo e Messi, questo ha vinto 2 volte la Liga. Quindi il tanto vituperato anticalcio Simeone, che non ha vinto la Champions per roba di qualche secondo, tra l'altro. Continua a far faville Girona, che dopo essere andato sotto con l'Almeria ne fa 4 o 5, non ricordo. Mi pare che hanno l'attacco migliore della Liga, tra l'altro. Bravi. Continua a far bene la Real Sociedad. Il Valencia è tornato alla vittoria. Però sulla Liga rimandiamo il discorso a un video che farò sul Classico. Domani, dopodomani, non lo so. Che oltre alla Champions c'è anche il turno infrasettimanale di Serie C, e insomma, ce l'è di carne al fuoco. Fine settimana c'è di nuovo la Formula 1, e vabbè. Francia, 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 il Monaco è in testa, il Nizza segue, la Côte d'Azur va alla grande, Marsiglia escluso, anche se ha vinto, mi sa, l'ultima partita. Il Paris Saint-Germain ha vinto 3-0 e al momento ancora insegue. È chiaro che è la netta favorita però se io Paris Saint-Germain devo temere, anche perché è l'ultimo anno, poi l'anno prossimo va via Mbappé, quindi Paris Saint-Germain che ritornerà sempre più nei ranghi. Dove era stato? Dove era stato fino all'avvento degli sceicchi? Alla fine dei conti hanno fatto incetta di Ligue 1. Dove, se non sbaglio, non hanno manco il record di vittorie, se non sbaglio. Hanno vinto 3-0 con lo Strasburgo. Male, malissimo, il mio cavallo di battaglia che è Fabio Grosso, che perde 2-1 in casa col Clermont-Ferrand. E adesso è ultimo in classifica, signori. Il Lione è ultimo in classifica, signori. Un calcio francese che ha già in Ligue 2 Bordeaux e Saint-Étienne, due squadre storiche. Mettiamoci il Lione, che ricordiamo ha il record di vittorie di Ligue 1 consecutive, con 7 vittorie consecutive a cavallo dei 2 secoli. Ricordiamo. Io penso che fino alla fine si riprenderanno, perché hanno una squadra. Oddio, anche se la Ligue 1 quest'anno è da 18 squadre, quindi. Comunque rischi di più. Lo stesso Nantes va e non va. Ultimamente in Bundes e in Ligue 1 molte grandi firme finiscono per retrocedere. Bordeaux, a quale mi legano molti ricordi, la semifinale della Coppa dei Campioni dell'85, per esempio, quando questi potevano schierare. Tolto Platini, rischieravano il centrocampo della Francia praticamente, mezzo centrocampo della Francia, campione d'Europa. Tiganà, Giresse, Battiston, c'era Dropsy, il portiere, c'era Dieter Müller, centravanti tedesco che ha fatto un mondiale negli anni 70, se non sbaglio, 78, se non sbaglio. Capocannoniere alla fase finale di Euro 76, non vorrei dire una cazzata, ma mi sa di sì. Dieter Müller, che ci fece gol al Parc Lescure, non all'Atlantique, come cazzo si chiama adesso, lo stadio del Bordeaux, al vecchio Parc Lescure di Bordeaux. Non c'è il Saint-Étienne, il Nancy, l'ex squadra di Platini, per dirvene una. Però c'è questo Lens che sta facendo bene in Champions. Vi posso dire una cosa, di tutti i nomi, di tutte le puttanate che si sono dette a proposito della partenza di Vlahovic e Chiesa quest'estate, e di tutti i nomi che si sono fatti, vi posso dire una cosa: quello che a me piace di più di tutti i nomi che si sono fatti è Why. L'avete visto il gol che ha fatto ieri con il PSV di Eindhoven? Why? Classe, se non sbaglio, 2003, mi sa che hanno detto, ma un bellissimo gol. Sì, sotto misura, ma in acrobazia, ma bellissimo gol. La coordinazione. Guai è uno da tenere d'occhio. Non aspettiamo che faccia come David, che la sua
quotazione lieviti, ok? C'è il Nizza di, non ricordo come cazzo si chiama, un ex collaboratore di De Zerbi che sta facendo benissimo al Nizza, con Kefren Turam, bella squadra il Nizza, che è seconda. Parlavo di Côte d'Azur, Costa Azzurra, per chi non ha studiato francese. Insomma, bella roba. Parliamo un po' di Bundes, ma sulla Bundes c'è poco da dire. Poco cambia. C'è il Bayern che oramai sembra stia decollando. Il Bayern ha iniziato un po' lento questa stagione. E il Bayern, quando comincia lento, in genere finisce correndo. E non mi riferisco solo alla Bundes. Sia chiaro, Kane ha cominciato a segnare a ripetizione. E Sané, Coman, Musiala, insomma, il Bayern è questo: quando parte fortissimo come l'anno scorso, poi finisce male o quasi, perché l'anno scorso si suicida il Dortmund l'anno scorso, quando invece parte lento, tipo l'anno del triplete con Heynckes, tipo l'anno della Champions con Heynckes. Se ricordate male, nella fase a gironi persero 3-1 col Bate Borisov. Se ricordate quel Bayern là, persero 3-1 col Bate Borisov e poi fecero quella finale di stagione strepitoso dove erano letteralmente ingiocabili, asfaltarono Juventus, Arsenal, Barcellona. Soffrirono un po' in finale col Dortmund allenato da Klopp allora. Con gol di Robben, primo gol di Mandzukic, secondo gol di Robben a Londra, a Wembley. Quest'anno poi la finale a Wembley anche. In genere, quando la finale si gioca a Wembley e ci arriva una tedesca, non dico altro. Il Leverkusen continua a giocare bene con questo attaccante nigeriano Boniface. Ragazzi, io a volte faccio mente locale su nazionali, si è chiusa la pausa delle nazionali, non europee, extraeuropee, non parlo delle sudamericane, Africa, Asia parlo. Ma voi vi rendete conto che la Nigeria che ha come coppia d'attacco Boniface Osimhen e non si è qualificata ai mondiali? Vedete conto che è una delle coppie migliori al mondo, una coppia d'attacco migliore al mondo, e vogliamo parlare del Giappone? Ma che squadra ha il Giappone, ragazzi? L'altro poi il cartone animato lì e Belgi si trasforma in realtà, ma che squadra ha il Giappone? Guardate quanti bravi, Tomiyasu, Kubo, Mitoma, e ne sto dimenticando tanti altri sicuramente. Ma che squadra ha il Giappone, ragazzi? Chiusa parentesi, continua a inseguire il Dortmund 1-0 al Brema. E poco altro da dire, onestamente, sulla Bundes, se non per la prima vittoria del Colonia in campionato. Mi sa che è la prima, che hanno battuto 3-1 il Gladbach. Simpatizzo Colonia, io spero che si salvino, perché a proposito di grandi film in Serie B devo sempre ricordare Armburgo, Kaiserslautern, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, tutte in sfide. Insomma, non è un gran bel vedere. Poi Heidenheim, Darmstadt, Hoffenheim, Augsburg, tutte queste squadre insignificanti che, vabbè, non si è giocato in Portogallo, non so perché, mi sa che si giocava la tassa del Portogallo, mi sa che loro quando c'è la Coppa fermano il campionato, loro hanno un campionato a 16 squadre, non vorrei dire una puttanata, beati loro, e in effetti si vedono i risultati sulla nazionale, si vedono. Ma soprattutto parliamo di Eredivisie ancora una volta, dove l'Ajax ha perso ancora a Utrecht 4-3,
saltato l'allenatore. La squadra è terz'ultima o penultima in classifica, anche se ha una gara da recuperare, una o due gare da recuperare, non vorrei dire una fesseria. Addirittura si fa il nome di Van Gaal, dell'ultra settantenne Van Gaal, per la panchina dell'Ajax. Cioè, immaginate voi come sono messi questi. L'altra volta parlai di Van Basten, delle parole di Van Basten. Van Basten quando parla è una tranciatrice, ti spezza. Purtroppo quest'Ajax fa sempre peggio e sabato c'è Ajax PSV. Però non lo so, ho come la sensazione, e ci giocherò un biglietto, o bolletta come la chiamate voi, ci giocherò l'uno l'Ajax PSV Eindhoven. L'Ajax ha sempre, il PSV ha sempre vinto a punteggio pieno, per me il Feyenoord è più forte, per me il Feyenoord è nettamente più forte, anche del PSV. Però questi, dove partite, dove vittorie, vuoi che la legge dei grandi numeri non faccia sbloccare l'Ajax? Io andrò a giocare l'uno l'Ajax PSV Eindhoven, io andrò a giocare l'uno. Memore dei grandi duelli degli anni 90 e 80, quando Ajax PSV significava Van Basten contro Gullit. Mezza nazionale danese sparsa fra Ajax e PSV della grande nazionale danese degli anni 80. E ogni tanto ci si infila questo Feyenoord che... Tra l'altro, sapevate che il Feyenoord è l'ultima squadra olandese ad aver vinto un torneo europeo, un torneo dell'UEFA? Vinse la Coppa UEFA nel 2002, battendo in finale il Dortmund, nell'ultima partita in carriera di Jürgen Kohler. 3-2 a Rotterdam, c'era Van Hooydonk. Coppia d'attacco era Van Hooydonk Thomasson. Come vedete, i danesi in Olanda è la loro seconda patria, praticamente. Chiudo ancora una volta con questa AZ di Alkmaar, secondo in classifica, con questo cazzo di Vangelis Pavlidis che segna sempre. Segna sempre, una cosa impressionante. O due o tre gol ha fatto l'ultima partita, non ricordo, una cosa impressionante. Ma è un bastardo. Non ti dà di niente a guardarlo in faccia, eppure fa gol a mo'. Mamma mia. Mi ricorda lo Schillaci di Messina. Lo Schillaci di Messina, quello pre-Juventus, che segnava in tutti i modi. È una cosa impressionante. Pavlidis e questo ala trequartista Van Brederode, che per me presto lascerà l'Olanda perché è molto bravo. Molto bravo. Poi, a proposito di Ajax, ho visto debuttare e fare doppietto un ragazzino, Linson, una cosa del genere. Ma sapete che mi ispira molta fiducia quel ragazzino là? Non lo so, un'occhiata ogni tanto. Mi sa che è islandese. È islandese. Noi certe volte pensiamo a islandese, figurati, non. Però poi è un errore che abbiamo commesso in tanti. Quando andarono via Bergkamp e Young dall'Ajax, andarono all'Inter anni 90, prima metà degli anni 90, Bergkamp e Young, l'Ajax, che l'anno dopo trovò il Parma in Coppa delle Coppe e fu eliminato, schierava questo sconosciuto finlandese al posto di Bergkamp. Capirai, dissi. Tal lì era Jari Litmanen, che poi avrebbe fatto la storia dei lancieri. Sarebbe stato il leader dell'Ajax, che avrebbe vinto la Champions l'anno dopo, con tutti quei ragazzini terribili, Kluivert, Seedorf, Davids, Bogarde, i fratelli De Boer, Van der Sar in porta, Juan Cocanu, Overmars, Georges Finidi, l'ultimo Rijkaard. No, perché ad Amsterdam sono così, all'improvviso spunta come funghi, spunta
spunta come funghi una nuova generazione di ragazzini terribili. Adesso però dobbiamo guardarci questa Ajax ridotto veramente a meno che una comparsa, e per me che sono devoto a sua maestà Johan, al numero 14 olandese, mi fa male, devo dire, mi fa male, mi fa davvero male, perché si tratta della storia del calcio moderno. Auguro all'Ajax di tirarsi fuori da questa situazione, chiaramente per il titolo a Rotterdam e a Eindhoven sono su un altro pianeta al momento, e... ma il calcio olandese è ciclico, tra un po' toccherà a queste squadre l'essere saccheggiate e magari tornerà a galla l'Ajax. Il calcio olandese è questo, è un calcio d'esportazione che purtroppo dal momento della sentenza Bosman purtroppo le squadre olandesi, salvo rarissimi casi, non sono più quelle squadre molto forti che trovavi prima, olandesi, quelle del Belgio, calcio fiammingo in genere. Che spesso ha alzato anche trofei. Ricordo l'Anderlecht, il Malins del Belgio. E naturalmente le tre olandesi. Vabbè ragazzi, iscrivetevi al canale.